La messa 16 voci di Orazio Benevoli, la messa in angustia pestilenza. Questa messa venne sicuramente eseguita all'interno della Basilica di San Pietro per scongiurare la fine della pestilenza che affliggeva la città. Il popolo romano, per devozione a fine della peste, con l'intercessione della Madonna di Campitelli che ho qui alle spalle, dedicò questa chiesa per aver salvato il popolo romano dalla peste. Sono dedicata alla trascrizione della messa in angustia pestilenza di Orazio Benevoli, che è uno dei più grandi compositori del barocco romano, famoso per la sua musica policorale. Questo lavoro è un lavoro nuovo ma molto antico, perché la composizione è del 1656 e viene rieseguita oggi in esecuzione moderna diretta dal maestro Di Betta. È una prima esecuzione mondiale. Sicuramente una grande emozione il fatto di registrare per una casa discografica così importante un brano in prima esecuzione assoluta e prima registrazione assoluta. Vedere la disposizione, una cosa che ho sempre immaginato quando solitamente ascoltavo i dischi di musica e di musica sacra come questo, e adesso viverla è assolutamente molto molto emozionante. La cosa, insomma, più bella e più difficile forse del nostro mestiere, quando si accompagna una messa come questa a 16 voci, quindi con 4 cori e 16 cantanti, e cercare di estrapolare ad orecchio i loro ingressi, l'estensione della loro parte e soprattutto la posizione esatta in cui si trovano per poterli sostenere al meglio, è un'attività bella, piacevole, stimolante, molto creativa e molto moderna. Questo lavoro lo stiamo realizzando in collaborazione discografica con la casa Tactus di Bologna. Gli artisti impegnati sono i cantori della Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli e l'ensemble La Cantoria come strumentale, e una collaborazione con lo studio di musica antica Antonio il Verso di Palermo. Noi vogliamo riscoprire e portare a conoscenza del grande pubblico questa meravigliosa opera. Questo lavoro veramente è autoprodotto e abbiamo necessità proprio di andare avanti e far conoscere la nostra qualità e il nostro gruppo.